Mariangela, buongiorno. Buongiorno. Con te adesso cominciamo un'altra sessione di ipnosi regressiva, però stavolta investigativa sul ciclo di reincarnazione umana. Non ti vedo convinta, che Sì. No, perché stavo collegando tante cose io. Cioè adesso, per quanto tempo rimangono ancora vacanti le anime? Non c'è un tempo. non c'è un tempo. Il tempo è il relativo, il tempo lo misuriamo noi qua sulla Ecco Terra. appunto, ritorniamo al tempo relativo. Vediamo cosa succede nella tua ipnosi. Ecco, vediamo perché i miei pensieri vanno e... Adesso stacca la tua parte razionale, Ecco. quella che analizza, lascia solo scorrere le informazioni che arrivano. Passiamo alla fase, cominciamo con la prima fase che è quella induttiva, quindi cominciamo con la parte del rilassamento del corpo, questi 10 minuti in cui io ti accompagno, contando verso il basso, da 10 a 1, così come per contare questo tempo che passa, mentre il tuo corpo si rilassa. Lentamente. Abbassa un po' il microfono perché non ho il volume, è il Maria, Ah, già, qui. Ho perché arriva il tuo respiro capito. sul microfono e si sente in presenza. Parla adesso, vediamo come ti Così? sento. Va bene, meglio. Così. Va bene, meglio. Magari alzalo un po' per avvicinarlo alle labbra, però laterale al naso, Così, così parla. ecco così. Va bene. Chiudi gli occhi, senti il tuo corpo rilassarsi. Continua a sentire questo corpo che si rilassa lentamente. Dieci. Senti il tuo corpo che si rilassa ad ogni respiro, lentamente. E senti il tuo corpo che si appesantisce ad ogni mia parola, lentamente. Nove. Puoi sentire, senti questa sensazione di pesantezza. Senti il tuo corpo che si appesantisce dai piedi. Senti i tuoi piedi sprofondare nel pavimento lentamente, li senti andare giù. Pesanti. Senti questa sensazione di pesantezza. Arrivare alle ginocchia. E senti la parte bassa delle tue gambe sprofondare. Lentamente.
Questa gradevole sensazione di pesantezza arriva fino al bacino, riempiendo completamente le gambe che affondano, vanno giù in profondità, pesanti. Sei pesante e rilassata e da questo momento qualsiasi rumore di fondo ti rilassa ancora di più e da questo momento qualsiasi movimento attorno a te ti rilassa ancora di più. Cinque. Che la tua schiena si appesantisce e comincia a sprofondare. Anche la tua spina dorsale va giù, pesante. Anche il tuo ventre sprofonda, pesante, e il tuo petto pesante va giù in profondità, lentamente. Spalle sono pesanti, le braccia pesanti, le mani pesanti. Due. La testa. Pesa.
interessante. Adesso, dimmi, Mariangela, se in questo momento stai pensando a qualcosa o se la tua mente è vuota. Sto saltellando un po' di qua e un po' di là, non riesco a capire, cioè senza coerenza. Cosa vedi? Vedo un sogno che ho fatto di recente che io ho collegato alla morte di un amico che è morto alla fine del mese scorso, per cui pochi giorni fa. Ma Sì. l'ho collegato io a questo amico perché non c'era niente che mi richiamava. Vedevo un letto d'ospedale e io lo vedevo da quasi dietro e da questo letto scendeva un essere, tipo l'incredibile Hulk, molto grosso, ma che si, come dire, nell'uscire da questo letto non vedevo il corpo di una persona, vedevo solo questa cosa qui che era come gelatinoso che usciva da qui, poi mi sono svegliata, non ho visto più niente. E io poi, essendo morto questo mio amico che era in ospedale, ho collegato questo sogno a lui, diciamo, io vedevo questa cosa, ma non so se è attinente o meno. Non... Adesso io conto da 1 a 3 e tu ti colleghi mentalmente con questo tuo amico. Posso sapere il suo nome? Gianni. Conto da 1 a 3, al mio 3 sei collegata con Gianni. 1, 2. Non lo vedo. Ancora è presto. Quando ti senti collegata con lui, me lo dici. Mentre cerchi un collegamento con lui, entra in questo sogno. Vai nel sogno. Cercalo lì e dimmi se lo vedi lì. Io ero in questo sogno. Dimmi cosa vedi in questo momento. Sei nel sogno. Vedo questo letto d'ospedale come un lettino comunque. Chi c'è sul letto? Non vedo nessuno sul letto, vedo solo che da qui esce sto robo lì. Aspetta, andiamoci con calma. Chi c'è nella stanza? Osserva la stanza. Nessuno mi sembra. Se non c'è nessuno, tu cosa fai in questa stanza vuota di ospedale? Non lo so. Guardati le mani, guardati i piedi. Dimmi di che colore sono le tue scarpe. Ma io percepisco la mia presenza qui, ma non mi vedo proprio lì. Guardati i piedi, riesci a vederli? Vuol dire che il tuo corpo sta da un'altra parte. Adesso in questo ospedale vai alla ricerca di Gianni. Guarda velocemente tutte le stanze finché non lo trovi.
Sei in questo ospedale, lo vedi in una di queste stanze. Vai. Sì, è lì. Dov'è? Su un lettino, ma non quello. Lo vedo entrando dalla porta qui. Sveglio, dorme. Com'è? Un po', cioè, è assente già. Secondo Ok. me, non percepisce tutto. Bene. Adesso avanza fino al momento della sua morte e dimmi da dove lo vedi uscire, da quale parte del suo corpo. Dal petto, ma è come un piccolo filo che esce perché secondo me ho l'impressione che sia già un po' di qua, un po' di là, non lo so. Sembra Forse era quello. sotto sedativo o qualcosa del genere. Non, questo lo dico io, un pensiero mio. Aspetta semplicemente di vederlo uscire completamente dal corpo e mi dici cosa vedi. È aggrappato alla vita in una maniera. Sì, Cosa vedi? non riesce a uscire molto bene, sai. E lì vedo questo filo come di luce che esce dal suo petto, ma è molto, molto esile e è sempre comunque lì attaccato. Osserva se c'è un collegamento tra lui, questo lettino. E l'altro lettino, il primo che hai visto. C'è una connessione. Non riesco a capire bene, sai. Niente, vabbè, fa niente. Adesso ritorna sempre nella stanza di Gianni e avanza nel tempo finché non è completamente uscito dal corpo. Vai avanti nel tempo. Cosa succede? Cosa molto difficile per lui. Sta male, ma non molla. Parliamo mentalmente con lui. Fammi parlare direttamente con lui. Gianni, mi senti? Sì. Cosa stai facendo? Non posso andarmene. Perché non puoi andare? Per lei. Lei chi? Mia moglie. Perché? Perché lei rovinerà la vita a tutti. Perché? Non è ammalata, fa finta. Ma sì, lo sappiamo che fa finta. Lo so anch'io che fa finta. Gianni, ma a te cosa importa se le fa finto o meno? Mi ha rovinato la mia vita. Vuoi vendicarti? No. Cosa vuoi fare, dimmi? Voglio che lasci in pace gli altri. Ma non c'è mezzo. Questo non puoi farlo tu, questo lo deve decidere lei. E se gli altri non si lasciano coinvolgere, lei non può coinvolgerli. Però non è un processo tuo, tu non puoi. Possibile, sono i suoi figli. E
Lei gioca bene le sue carte. Va bene, Gianni, facciamo così. Se tu rimani attaccato a questo sentimento verso tua moglie, non ti stacchi dal tuo corpo. Rimani lì, così, per sempre. Dimmi, parlando da uomo a uomo, vuoi rimanere attaccato a questo dolore, a questo corpo, o vuoi dimenticare tutto e cominciare un'altra vita? Proteggere gli altri. Devo Va bene. proteggerli. Ok, sai come fare? Io sì. Vuoi che ti dia qualche indicazione? Devi cambiare dimensioni. Dimensione. Se rimani ancorato alla materia non puoi aiutarli. Guarda, prova a darti uno schiaffo e dimmi se ci riesci. Guardati lì sul lettino, datti uno Non ce schiaffo. la faccio. Svegliati, svegliati con degli schiaffi, schiaffeggiati. Dai, forza. Ma così fa male. Cosa fa male? Fa male darmi gli schiaffi. Quel dolore non lo senti, non lo sente il tuo corpo, lo senti tu perché pensi di sentirlo. Osserva la tua mano e dimmi se si appoggia sulla faccia o se viene trapassata la faccia. Sono lì ancora, io sono lì che soffro. Sei lì che soffri per Soffro questo. per lei. Staccati ancora un po'. Staccati dalla materia. Sei ancora nella materia, staccati un po'. Facciamo delle prove, guarda. Staccati più ancora fuori dal tuo corpo. Esci dal tuo corpo fino al bacino. La parte superiore è fuori. Lascia solo la parte interna, la parte posteriore. Inferiore. Ci sei? Sì, ma poi gli altri. Aspetta, adesso ci arriviamo agli altri. Adesso prova a schiaffeggiarti adesso. E dimmi se riesci a toccare la tua faccia con la tua mano. No, va a vuoto. Bene, già sei fuori dalla materia con la parte superiore del tuo corpo. Ottimo. Adesso ti insegno come uscire dal corpo e cambiare dimensioni. Dimensione. Esci ancora un po'. Tira fuori tutte le gambe. Tira fuori tutto il tuo corpo dal corpo fisico. Fuori. Ok. Bene. Rovinerà tutti. Bravo Gianni. Così. Adesso andiamo in un piano superiore dove realmente puoi controllare quello che succede. Da questa non puoi fare niente. Guarda, viaggia per la stanza. Abbandona il tuo corpo lì sul lettino. Ormai è morto, non te ne fai più niente. Cerca di aprire una finestra, prova. Prova ad aprire una finestra o a chiuderla. No, posso uscire senza aprirla. Chiaro? Non puoi fare più niente con la materia, non sei più di materia. Prova a interagire con la materia. Apri una finestra, provaci. Devo aprirla che esco senza. Già, è per farti vedere che non riesci a maneggiare più la materia. Quello che voglio farti capire è che non puoi fare niente in questa dimensione, così come stai. Devi cambiarla per poter interagire. Tu pensi che così puoi aiutare i tuoi figli? Che non puoi neanche toccare un bicchiere d'acqua? Guarda, È vero, ma forse stando qui li proteggo. dimmi come. Non lo so. Dimmi. Non lo so. Bene, lo so io. Devi cambiare dimensione, da dove puoi interagire. Adesso andiamo via, andiamo in questa dimensione. Andiamo a vedere come fare. Apriti un portale, guardati in giro, scegli un punto e apriti un portale di accesso a un'altra dimensione. Basta solo pensarlo e lo apri. E dimmi dove lo hai aperto. Ma sulla mia destra. Che forma ha? Come un arco. Cosa c'è dall'altra parte? Vedo giallo, vedo luce. Adesso passa dall'altra parte. Però speriamo che non sia l'inferno. No, non esiste l'inferno. Adesso andiamo a vedere.
Vai dall'altra parte. Dimmi come ti senti e cosa vedi. Sto abbastanza bene, ma i miei pensieri sono ancora legati. Certo, aspetta, quello è solo un'anticamera. Adesso chiudi il portale e rimani in questa dimensione. Ci sei? Bene. Adesso aspettiamo qualcuno che venga per te. Si avvicina. Ecco, La mamma. sei contento di vederla? Sì, certo. Si avvicina a qualcun altro? Dice che è mio padre, ma non so, non me lo ricordo. Va bene, fa niente. Aspettiamo ancora, vediamo chi arriva. Ci sono delle persone che conosco. Andiamo avanti. Mia mamma sta piangendo. Perché piange? È contenta di vedermi. Tu sei contento di vederla? Sì, tanto. Ma sa cosa ha passato? Adesso sei lì con lei. E noi intanto andiamo sempre più avanti nel tempo, finché non arriva qualcun altro. Il nonno cieco. Il nonno è mio papà. Tuo nonno e il papà di chi? No, lui lo chiamava il nonno. È mio papà. Mio papà erano parecchi amici, perché lui è cresciuto vicino a me proprio. Eravamo come fratelli quasi. Lasciami ancora con Gianni. Andiamo avanti. Andiamo avanti, Gianni. Chi Sì. arriva adesso? Chi arriva adesso? Ci sono parecchie persone, amici. Quanta gente che c'è qui. Sono frastornato, non riesco a capire. È normale, è una situazione nuova per te. Ma sono tutti sereni, sono tranquilli. Non... È fuori dalla materia, si sente meno la sofferenza. E mi danno un senso di pace. Certo. Sai dove devi andare adesso? Vado con loro? No, ti chiedo se sai dove andare. Bene, e allora aspettiamo qualcuno che ti guidi, qualcuno che ti dica dove andare. Mia mamma vi ha preso per mano. Ma si sta alzando, sta come volando. Vediamo dove ti porta. Andiamo. In cielo ci sono le stelle. È come una danza. Balliamo. Però ancora un grande pensiero. Quale pensiero? Lei che rovinerà tutti. Ma pensa a ballare adesso con tua madre. Adesso ci arriviamo a loro. Quello
Quando arrivi a destinazione, quando tua madre ti ha portato a destinazione, avvisami. Siamo sempre nel blu. Ci siamo seduti e mia mamma mi sta carezzando. Continua. Mi dice, hai finito. Cosa hai finito? Hai finito di soffrire. Continua. È come se mi vedesse. È possibile. Continua. E mi dice, tu sei una rompiballe. Qualcuno deve rompere le palle. Andiamo avanti. Sempre lì nel blu, nel cielo stellato, seduto, mi vede. E mi dice che una rompicoglioni come me non l'ha mai vista. Bene, adesso andiamo avanti, ancora più avanti. Vediamo cosa succede. Andiamo ad un altro momento importante. Sempre di lui. Sì, di lui, chiaro. Vedo la sua, quando noi ci siamo conosciuti, che siamo tornati ragazzini, io avevo 11-12 anni e lui 15. Era appena fino a quel periodo ha vissuto in collegio, sia lui che le sue sorelle, perché Adesso andiamo al momento in cui si giudica, si osserva la sua vita appena finita e si deve pensare alla sua prossima reincarnazione. Andiamo. ha messo a prova la mia pazienza, mi dice. Dove si trova adesso? Ma sta sempre vagando fra le stelle, nel cielo azzurro, si è schiarito un po', però è sempre nell'azzurro. È da solo? Sì, adesso sì. Adesso andiamo al momento in cui si decide la sua prossima reincarnazione. Vai lì. Dove si trova? Non riesco a connettere con lui adesso, è in un posto dove è preso da tutto quello che lo circonda. Entra dentro questa dimensione dove è lui. Entra. Raggiungilo. Ecco, sono qui, c'è un tavolo dove sono, come un tavolo, dove sono seduti degli esseri di luce come. Quanti sono questi esseri? Ma sono 3 o 4. È come un tavolo messo a cerchio così e riesco a vederne. Sono esseri di luce, 3 o 4 forse.
tra questi quattro, chi è che comanda? Chi è il più importante? Uno emerge da questi, è il primo a sinistra. Come lo vedi? Che forma ha? E vedo come un essere con, diciamo, con la barba, però è trasparente, lucente. È vestito? Da quello che posso vedere, lo vedo solo da qui in su, sì, sembra vestito. Cosa porta? Una giacca? Una, no, 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 un tipo tunica si è vestito. Di che colore è la tunica? È sempre chiaro, sempre trasparente, giallo come lui. Osserva se ci sono dei simboli su questa tunica. Lui ha le mani così, forse sotto, non lo so se c'è qualcosa. Digli di spostare le mani. Una mezzaluna, come mi sembra. No, Sì, una mezzaluna poi. Quarto. non una mezza, un quarto di luna, una falce di luna. Con Sì, poi. in mezzo una riga così. Basta Poi. così, questo. Chiedigli cosa significa questo simbolo. Sono il signore delle tenebre, mi dice. E osserva gli altri tre. Come sono vestiti? Gli altri sono un proseguo di lui, cioè sono vestiti similmente, però non sono così ben delineati, sono delle figure piuttosto confuse. Va bene, torniamo a lui. Chiedigli se lui è il signore delle tenebre, perché appare come un essere di luce. Chiediglielo, lui te lo deve dire. Oppure l'informazione ti Perché arriva non da qui. tutto è come sembra. Bene, se tutto non è come sembra, quindi suppongo che voglia dire che se tutto non è come ci sembra a noi umani, o almeno noi che siamo lì adesso ad assistere, com'è questo tutto? Il tutto è l'insieme del giorno e della notte, del chiaro e dell'oscuro. Qual è il suo nome? Il nome di lui, dell'ente, entità. Scusa, non ho sentito. Il suo nome, chiedigli il suo nome. Non ho capito. Non hai capito il suo Non ho nome? capito perché passava una macchina sottofondo. Ah, dico, chiedigli il suo nome. Come ti chiami tu? Io sono il signore delle tenebre. E ha un nome proprio, oltre un nome comune come questo? Avvicina un po' il microfono alla bocca, Maria. Argon mi dice o qualcosa del genere, Argon. Dammi il nome lettera per lettera. Si è spostato il microfono, avvicina la bocca, quasi a toccare le labbra, per favore. Non sotto il naso. A, A. A, Argon, R, G, poi O, G. N. Argon. E Sì. Argon da dove viene? Argo. E dove si trova Argo? Ma non mi ispira fiducia questo personaggio. Sì, adesso vediamo. Da dove viene Argo? È lontano da voi. Quanto lontano? Nemmeno lo immaginate. E come interferisce? Come? Sono qui per raccogliere, mi ha detto, aspetta, sono qui per raccogliere persone che
che ci possono aiutare. Che vi possono aiutare a far cosa? Sopravvivere. E in quale maniera un essere umano o un ex essere umano può aiutarvi a sopravvivere? Perché tramite loro noi abbiamo la vita. Non riesco a capire. Non devi capire, anzi, devi annullare completamente la parte razionale, la parte analitica. Dammi solo l'informazione che arriva. Allontana il microfono da sotto il naso, per favore, che prima stava messo bene. Cosa prendete dall'essere umano per sopravvivere? Energia, Non si sente. Spostate. sia mentale che fisica. Ascolta, sposta meglio le cuffie, sistematele meglio, Mariangela, in modo che il microfono deve stare al lato della bocca, quasi a toccare le labbra. No, devono toccare le labbra quasi, se no non ti sento. Avvicinalo, avvicina. Così. Adesso mi senti meglio? Non lo toccare più, perché sennò poi non ti sentiamo. Stavamo chiedendo a questo signore. Prende energia mentale, dice, e poi quale altro tipo di energia? Fisica. Fisica, che vuol dire? Perché se non ha più il fisico, questa persona che adesso è lì, non ha più il fisico. Rimane qualcosa. E loro cosa ci fanno con questa energia? O di tutto, noi siamo privi di energia. Abbiamo Qual è la differenza? bisogno di voi per reintegrarci, per sopravvivere, Perfetto. E l'essere umano invece da dove prende questa energia? Che poi voi prendete da questo essere umano? Loro già sono dotati, poi si rinnova. Loro sanno rinnovare questa energia, sia mangiando che vivendo, che prendendo l'energia anche dal sole, esponendosi a questi raggi, loro riescono a trarre energia anche da quelli. Quindi diciamo che l'energia riesce a fluire attraverso loro, riescono a convogliarla, a trasformarla, quindi come a ricrearla dentro di loro. Sì, cos'è? Perché voi non ci riuscite invece? Perché noi siamo poveri di energia, di sole non ne abbiamo un granché e ci manca, non sappiamo come prenderla da quello che abbiamo sul nostro pianeta. Come si chiama il pianeta? E Argo. adesso assumi la forma tua che utilizzi su Argo. Lasciami con Mariangela. Mariangela, che forma ha? È molto alto, è molto magro. Ha la testa grande che è in evidenza su questo essere. Il corpo. Non so, magrissimo, non so se veste una tuta o però ha qualcosa alla cintura qui. Se Però il una corpo più. tuta è molto attillata, oppure se è nudo, diciamo, non vedo comunque niente che possa far credere che è un uomo o una donna, anche se io lo penso uomo. Osserva il Ha la corpo umano testa come. molto grossa che si mette in evidenza con gli occhi grandi, non ha capelli. Quanto sono grandi gli occhi? Oh, ma sai che ti dico che non so se è perché è così magro, ma per me supera i 2 metri. È grandissimo. Ha naso, bocca, orecchie. La bocca ha un taglio, no, le labbra non mi sembra che le abbia, ha un taglio la bocca. E il naso ha come
un accenno al naso, con due fori un po' più sporgenti, ma neanche più di tanto. Ha due braccia e due mani? Sì, due braccia, due gambe, Quante dita hanno le mani? tantissime. Quante dita hanno le mani? Quattro, penso. Guardale, Quattro contale. lunghe uguali, cioè ha una mano, non ha come le nostre dita che sono fatte di lunghezza diversa. Di che colore è la sua pelle? Grigio-verde con dei riflessi argentei, a seconda di come si muove. Non so se questo è dovuto a qualche luce che lo riflette. È la Se questo è cintura che stato. porta in vita, ha sul davanti ha un qualcosa così che luccica. È un simbolo? C'è un simbolo? No, vedo che è più che altro è una cosa meccanica, qualcosa del genere. Chiedigli a cosa serve. Ricevere e dare i comandi ai nostri superiori e comandare chi è sotto di noi. Chi è sotto di loro? Abbiamo dei sotto di quelli che riescono a sottostare alle nostre. Ci sono anche esseri umani? Che Sì. percentuale di esseri umani ci sono sotto di voi? No, il 20%. Ma ci sono tante razze di persone che sono qui con noi, tanto generi di esseri. Se questa è la tua forma, perché sei apparso con un'altra forma davanti a Gianni? Perché ci dobbiamo difendere. Difendere da cosa? Ci sono ostilità anche fra di noi. Dobbiamo tenerci nascosti e evidenziarci all'occorrenza. Perché questa forma da vecchio saggio in tunica davanti a Gianni? Perché a noi piacerebbe avere Gianni. Per cosa? Per usarlo, lui sa tante cose, sa fare tante cose. Per esempio? Per esempio, è un bel cervello, ci farebbe comodo. Per raggiungere quale obiettivo? Un po' tutti gli obiettivi. Quali A sono noi quelli? serve un po' di tutto, un po' meccanici, un po'. A noi serve di tutto. Va bene, andiamo a vedere come pensate di prenderlo. Andiamo a vedere cosa succede in questa scena. Lasciami con Mariangela. Mariangela adesso osserva la scena tra Argon e Gianni e dimmi cosa succede. Ma c'è Gianni che è quasi intimidito da questo essere. Che può rifarsi un'altra vita. Può Continua. rifarsi un'altra vita e cercare di avere quello che non ha mai avuto in questa. Tribulare un po' di meno, lo sta un po' leccando, sta cercando di Andiamo farle vedere chissà che cosa, però secondo me. avanti. E lo potrebbe rimettere anche su un altro pianeta, dice, dove c'è qualcosa che lui non ha mai visto. Oddio, io vedo dei cervelli nelle macchine, però. Io vedo dei cervelli messi in teche di cristallo, non lo so, trasparenti comunque. Gianni sta vedendo questi cervelli? Io sto vedendo questo. Gianni li sta vedendo?
No. Adesso lasciamo un attimo i cervelli da parte, ci riandiamo dopo. Vediamo intanto cosa succede tra Argon e Gianni. Lui lo sta allettando, vuol dire che avrà una vita molto più felice, molto più appagante e con grandi soddisfazioni. Gianni sembra quasi convinto, però dopo quello che ha passato, penso che non riesca a dare retta tanto a. Allontana un po' il microfono dalla bocca, però mettilo più in. Guarda, sposta le cuffie con le mani, risistemala sulla testa, Maria Angela. Così. No, risistemati le cuffie sulla testa. Con le mani, spostati le cuffie. Oh, il microfono deve andare al lato della bocca, non sotto il naso. Quasi a toccare le labbra, ma non sotto il Così. naso. Così meglio, dai. Lui è titubante, non dice né sì né no, cioè trova questa cosa troppo. Sposta il microfono un po' più al lato e sta sotto il naso. Troppo No, avvicinalo il lontano. ancora Sti microfoni. non riusciamo a metterlo a posto bene. Ora deve toccare quasi la tua pelle, però deve stare al lato delle labbra, non sotto il naso. Così. Ecco. Così, così meglio, sì. Gianni non ci crede, titubante, non vorrebbe neanche sentirne parlare. È ancora un po' messo un po' sottosopra. Bene, adesso andiamo avanti ad un momento importante in cui Gianni decide cosa deve fare. Vediamo cosa succede. Si lascia convincere. Però soffre perché si sente molto solo e sta cercando in questo momento di avere un colloquio con sua mamma. Sta cercando sua mamma, che aveva visto prima, l'aveva vista e poi è andato a finire qui, non si sa perché. Lui stava bene con lei. Continua. Non si lascia convincere più di tanto, però loro insistono. No, no, non credo che non vuole. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Non vuole. Rifiuta o accetta? Bene, Rifiuta. vediamo cosa succede adesso. Si mette a gironzolare ancora. È come perso in un posto dove non vede l'uscita e dove non riesce a capire cosa questo posto gli possa portare. Bene, adesso parliamo con Gianni. Di a Gianni di aprire un portale per uscire da questa dimensione. Sì. Bene. Gli chiedi di passare il portale, di andare dall'altra parte. Cosa c'è dall'altra parte? C'è luce anche qui, forse un po' più chiara di quella di prima. Come si sente? Ma lo vedo risollevato un pochino. Lasciami con Gianni. Gianni. Ok, sì. Come ti senti lì? Sto bene, sereno, tranquillo. Da questo posto dove sei adesso? Osserva quel posto dove eri prima, davanti a quei signori. Ho fatto bene andarmene via perché non li vedo tanto belli quelli. Come li vedi da questa posizione dove sei adesso?
La luce che avevano si sta spegnendo e loro cominciano ad avere un aspetto tutt'altro che chiaro, limpido come si erano presentati. Stanno perdendo luce. Come hanno fatto a prenderti? Perché avevo paura, Ti hanno preso attraverso la tua avevo paura? rabbia. Il Rabbia. Rabbia verso chi? mondo intero, credo. A parte quelli che ho vicino, il mondo intero. Chi? A chi ti riferisci quando parli di qualcuno vicino? Mia moglie mi ha Mia moglie. rovinato la vita. Bene, hai visto cosa ha combinato la rabbia verso tua moglie? Hai visto dove ti stava portando la rabbia? Hai visto dove stavi cadendo? E adesso osserva quel posto dove ti avrebbero portato. Dimmi cosa vedi. Cervello dentro nella teca. Cosa ci fanno questi esseri con questi cervelli? Se i cervelli sono collegati a dei macchinari, hanno degli impulsi. Vedo che il cervello pulsa. Non lo so cosa diavolo possono farci. Adesso l'informazione arriva. Quando il cervello pulsa, cosa succede? È come se raccogliessero dalle scariche, quelle scariche che produce il cervello, che produce delle scariche, non so come, le raccogliessero in un contenitore. Cosa sono queste scariche raccolte? Cosa ci fanno? Per adesso le vedo nel contenitore, poi le usano. Ma Osserva. vedo uno, aspetta un momento, cosa ne fanno del mio cervello? Lo impiantano in un essere. In quale essere lo impianta? Che Uno di loro. forma ha questo essere? Come quello che ha descritto Mariangela. Sì. Con un Cosa ci fa? cervello, la testa molto grande. E vedo che ci sono delle spine, ma non è un trapianto vero e proprio. Cos'è? Queste scariche che vengono raccolte vengono trasmesse al loro cervello. Quindi una sovrapposizione energetica del cervello umano con quello loro? Qualcosa del genere? Penso proprio di sì, qualcosa del genere comunque sì, perché E loro non è, cosa ottengono? pensavo, un trapianto vero e proprio, no? E loro cosa Raccolgono ottengono? qualcosa da una parte e lo mettono nel loro cervello. Cosa mettono nel loro cervello? Queste scariche che fa il cervello, non lo so, vengono raccolte in questo, come un piccolo silos di acciaio, dico io, perché il colore è quello. E poi vedo che loro si mettono come una cuffia, ma non che copre tutta la testa. Ma neanche una cuffia così, una cuffia più me a metà testa e fanno passare queste, diciamo, Avvicina il queste. microfono alla bocca, Mariangela. No, avvicinalo, stai lontanando. Scariche le fanno passare a loro. Va bene così? No, come era prima. Messo di lato, quasi sulla guancia, tra la guancia e il labbro. Che non sta piegato sta cosa. E che si muove, Va bene così. sposta, adesso è lontano. È troppo lontano. Sì. Attacca proprio sulla guancia, deve toccare quasi, sfiorare. Così va meglio? Approfitto per dire a tutti quelli che vogliono fare sessioni su Skype di prendere delle cuffie ottime Invece questa mi sa che è così perché e l'avevo prima. professionali. Ok. Continuiamo. E dicevo,
sono là che sto guardando questo passaggio di energia, forse. Osserva se queste scariche elettriche sono o trasportano anche informazioni. Ma il loro cervello mi sembra già un computer. Facciamo così, andiamo davanti al capo loro, colui che gestisce tutto questo sistema di cervelli. Andiamo davanti a lui. Ok. Quando sei lì, quando sei lì, dimmi chi vedi. Vedo sempre uno con la barba, vestito con la tunica, con la barba lunga, però dietro a lui c'è uno alto, alto e magro. Non so chi dei due è che comanda. Fa niente, chiedi a tutti e due, il primo che ti risponde va bene. Cosa succede quando una scarica da un cervello, incapsulato, questi silos, passa a un essere della loro specie? Raccogliamo notizie, raccogliamo notizie di vita vostra, come si dice? Insegnamenti, perché noi abbiamo bisogno anche di tanti insegnamenti, insegnamenti come raccogliere, cioè, seminare, raccogliere, come gestire proprio la vita dalla A alla Z. Vediamo se ho capito. Voi sfruttate l'esperienza di un essere umano per trarne Sì, gli insegnamenti noi dobbiamo senza fatica. imparare tutto. Voi dovete imparare però senza la fatica di dover apprendere direttamente sul campo? È già tutto pronto. E perché preferite? Capisco che sarebbe anche più conveniente, però avete mai pensato di andare a fare l'esperienza direttamente? Così si fa prima. Si fa prima, non si perde tempo, noi abbiamo fretta. E a parte la fretta, cos'è che vi fa pensare a non dover fare l'esperienza direttamente? Ci vuole una vita per imparare quello che sa una persona. Se noi raccogliamo già la sua esperienza, guadagniamo tempo. È solo una questione di tempo? Abbiamo Perché fretta. Perché avete fretta? qui sta andando tutto per aria, non si capisce più niente. Ci sono delle rivalità, delle guerre, delle corse a chi arriva prima, per poter avere un qualcosa di più. C'è la corsa proprio al sapere per la sopravvivenza nostra. Come si chiama la vostra razza? Come Scusa? si chiama la vostra razza? Se ti va, pensa che siamo Argoniani. Argoniani? Sì. Con quante altre razze vi spartite questa interferenza con l'essere umano sulla Terra? È per quello che noi abbiamo fretta, perché qui ce ne sono troppi. Sono Infatti, troppi, sono tanti. dimmi con quali razze competete. Sono i grigi, gli insettoidi,
Chi più ne ha più ne metta, perché qui ne arrivano sempre di nuovi. I Dimmi i principali, quelli che hanno più influenza. rettiliani, i grigi anche, fanno la loro buona parte. Ma Questi i sono. grigi li Sì. vedi come una razza a parte? Noi non siamo come loro. Bene, grigi insettoi rettiliani, altri importanti? Qui non si può più parlare. Perché? Che succede? Sono troppo importanti. Non puoi, hai paura a nominarli? Guardate fra di voi. Tra di noi chi? Fra di voi importanti. Esseri umani? Ci Sì. sono esseri umani che non sono esseri umani? Che Sì. percentuale di esseri umani non umani ci sono? Che non hanno interferenze, dici pochissimi. No, non quelli che non hanno interferenze, quelli che sono esseri umani non umani sulla Terra. Oh, 20-30%. Se non sono esseri umani, cosa sono? Vederli così sono esseri umani, ma dentro Cioè hanno preso un corpo umano? no. Hanno preso un corpo umano, hai detto giusto. Però l'hanno Furbi preso. loro, imbrogliano tutti e fra Però questi poco ve ne corpi. accorgerete, perché loro D'accordo. sono importanti e sono anche cattivi. Dice che sono importanti, esattamente quali ruoli occupano sulla Terra. Quali? Ho i ruoli più importanti, naturalmente. Sono le persone più in vista, sono le persone come i presidenti, i capi di Stato, ce ne sono tanti. Bene, capisco i capi di Stato, capisco le alte cariche, ma per dire il 20%, 30% della popolazione intera umana, significa che ci sono anche ruoli minori Sì, ricoperti. no, no, minori, no, minori, no. Ci sono ruoli molto importanti fra scienziati, che non sempre fanno quello che dicono, che non studiano giusto, che tramano alle spalle degli altri. Ce ne sono di persone. Voi Dimmi non tutte vi le rendete conto, ma. cariche. Quindi abbiamo detto politici, scienziati, poi. Medici. Quelli ci aiutano, quelli li aiutano, danno una bella mano anche, perché loro fanno impianti, non sempre i medici sono solo medici. Sono tanti e grossi, voglio dire, che hanno in mano una bella fetta di persone che sono già sottomessi a loro. Cioè, dici che usano la medicina per i loro scopi? Anche per impianti, per non pianti, per tutto. Loro sanno dove mettere le mani e sono tanti. Nella categoria degli oncologi o oncologhi, quante percentuali ci sono di questi medici non esseri umani? Ma tu pensi che non sarebbero ancora riusciti se non ci fossero delle interferenze a trovare un rimedio a questo male? Ci sarebbero già riusciti, figurati. Solo che non vogliono. Il cancro è uno strumento che serve ad altri scopi? Il cancro serve a ingrassare i porci. C'è un giro di medicinali, anche quelli fanno parte dell'evoluzione e fanno parte di altri esseri. I medicinali che dovrebbero curare il cancro, effettivamente lo curano. No. E tutte le persone che invece si salvano dopo un trattamento, perché si sono salvate? A volte te la fanno vedere bella, a volte si sarebbero salvati anche senza questo trattamento. Chi ti dice che sono sempre malati quelli che curano?
Bueno, perché immagino che andranno all'ospedale per alcuni sintomi. Per dei semplici malesseri magari ti fanno credere chissà cosa, ti sottopongono a delle cure che proprio non hanno niente a che fare e poi tu per miracolo guarisci, ma eri già sano prima. Il cancro è stata una malattia, diciamo così, importata tra gli esseri umani. Il cancro c'è, esiste, c'è anche fra voi, per carità, però non tutto quello che fanno vedere. È stata una malattia. C'è qualcuno che vuole tenere un certo numero di persone sul vostro pianeta e quando ce n'è in più scoppia qualcosa. Come una malattia. Cosa Eh sì. puoi dirmi dell'AIDS? L'AIDS è curabile, adesso però anche quella può essere stata fatta per, appunto, per controllare un po' il numero dei vostri, degli abitanti della Terra. L'Ebola È stata una malattia importata. Da è stata portata. dove? Oh. Chi ha in mano più di tutti? Guarda che in America si fanno delle cose. È stata sviluppata in laboratori terrestri? Sì, ma O non viene da sempre altri? sono terrestri quelli che ci lavorano, non tutti perlomeno. E anche qui è il potere che. Che la salunga, il potere. Il potere è in mano. Ho detto categoria dei politici, scienziati, medici, quali altre categorie? Qualcosa. Voi non sapete che siete in mano a degli esseri che sono fuori dalla vostra terra. Come si chiamano questi esseri? Oh. Ce ne sono di tutte le qualità, di tante qualità, e tutti per il Rivendicate. potere. Un giorno o l'altro vi renderete conto che non è. Perché mi fai stare zitto? Chi ti fa stare zitto? Non mi dice più niente, scuote la testa e non mi dice più niente. Chi ha detto a lui di stare zitto? Chi è stato? Persone in alto, ho già parlato troppo. Chi sono queste persone in alto? Miei superiori. Vivono sulla Terra? No, però ci vengono quando vogliono. Che forma hanno? Ci vengono, vanno e Assumono. Quando vengono sulla Terra, come fanno a venirci? Ci vengono fisicamente? vengono. Eh sì, se Come fanno? vogliono Come sì. fanno? Se volessero, come farebbero? Alzate gli occhi al cielo. C'è gente che va e viene. Come? Delle navi potenti, delle. Come avviene il trasferimento fisico, fisico. Siete un po' ingenui. Appunto, illuminaci. Non sapete che ci sono delle basi sulla Terra. Dove? In America, in Russia. Sì, Queste basi sono visibili a occhio nudo? Se volessimo potremmo andarle a vedere? non vi lasciano di sicuro andarle a vedere, ma sì che si vedrebbero. Sono esterne? Esterne, sottoterra. C'è di tutto un po'. Cosa succede in queste basi? C'è chi arriva, c'è chi parte. Quindi relazioni con altri mondi? Sì.
Sì. È lì che si assumono forme fisiche. Sì, a loro arrivano fisicamente, ma hanno il potere, alcuni hanno il potere di cambiare Forma. E forma, sì. È questa forma che cambia è una forma fisica, cioè della stessa sostanza. fisica, possono essere come voi, uguali. Oppure Oppure? possono essere veramente degli insetti o dei. Però questa forma a loro non giova per il semplice motivo che con questa forma non dovrebbero proprio, non potrebbero fare più di tanto. È il loro Chiaro. cervello che tiene legato tutti. E ci sono delle basi che sono grandissime, anche sott'acqua. Sott'acqua dove esattamente? Nelle acque fredde ce ne sono. Polo nord e polo sud? Sott'acqua? Anche Però sott'acqua appoggiate sul suolo o fluttuanti? sott'acqua appoggiate sul suolo sotto. Perché viene scelta la posizione sott'acqua? Prima di tutto sono molto ben nascosti. Nascosti agli occhi di chi? Se siamo Agli così occhi stupidi, della gente, così. ma se siamo così stupidi e ingenui che non vediamo oltre il nostro Non naso, volete perché? vedere a volte, oppure vi condizionano di modo che non vedete. E quindi se possono condizionarci, perché nascondere direttamente? Ma non solo loro vi condizionano, vi condizionano anche i vostri capi che dicono no, questo non si deve vedere, questo non si deve sapere. Perché a Vi loro fa nascondete? comodo così. È anche una questione di strategia perché tra di voi siete gruppi concorrenti. Vi Anche perché c'è concorrenza anche fra di noi. fate la guerra? Guerra forse no, però di sicuro cerchiamo di accaparrarci il meglio. Se dovessimo fare la guerra fra di noi, sareste finiti. Beh, anche voi sareste finiti. Ma noi lasciamo sempre qualche traccia sul nostro pianeta, sulla nostra terra. Io Tu da quale pianeta stai parlando? l'ho detto, Argo. Cosa mi dici del ciclo di reincarnazione umana? Credeteci, credeteci. Ma Cioè, siete anche lì condizionati. spiegati meglio, per favore. Sì, c'è questa reincarnazione, però è condizionata, non siete così liberi come sembrate. Voglio dire, la reincarnazione è necessaria. Se uno vuole raggiungere vuole diventare un essere, diciamo, di luce, un essere superiore, sì, se Perché? si accontenta, perché deve provare un po' tutto quello che è successo, deve essere temprato, deve essere comunque sapere cosa può accadere. E quindi perché non andate voi direttamente a fare esperienze? Perché Scusa? non andate quindi voi a fare questa esperienza per trasformarmi in esseri sempre superiori senza essere più un giorno dipendenti? A volte è una fatica anche a reincarnarsi, non si sa mai dove si va a finire. Bene, vedo che della reincarnazione anche tu hai le idee un po' confuse. Oppure non mi stai dicendo tutto. Quali delle due? C'è chi vi condiziona. Hai visto cosa avevo fatto io? Certo. Volevi far reincarnare Gianni? Sì, ma a modo nostro, ognuno al suo modo. E noi ci prepariamo, appena arriva un'anima, appena arriva un cervello, noi ce ne stiamo lì, aspettiamo e vediamo chi riesce a prenderselo per primo.
Quanti sono di questi gruppi che cercano di accaparrarsi un essere umano alla morte? Ce ne sono tanti più di quelle che voi credete, anche se poi a restringerle i più importanti sono 4-5, adesso non so di preciso, però Bene, dimmi questi 4-5, come possiamo chiamare questi gruppi che cercano di accaparrarsi un'anima appena il suo corpo fisico muore? i grigi quelli di sicuro. Vabbè, grigi, poi. Rettiliani. Rettiliano. Gli insettoidi. Insettoidi. Poi. Ci sono degli esseri molto belli. Molto belli. Molto belli, belli, Sente. con vostre sembianze molto belle. Da dove vengono? Di preciso non lo so da dove vengono, ma sono molto belli e questi si mescolano a voi, non li potete distinguere. Dice anche sulla Terra fisicamente? Sì. E cosa vogliono dall'essere umano? Ma non sono cattivi questi, non sono cattivi questi, questi danno anche insegnamenti se vuoi, però non. Questi cercano di accaparrarsi le anime umane alla morte? Sì, per, come dicono loro, un paradiso. Per far cosa? Qui forse vogliono evolvere un po' l'anima e andare a portarla al, diciamo al suo massimo. Quindi dirigerebbero queste anime per un'evoluzione Un'evoluzione, sì, un a loro vantaggio, completamento dell'essere. al vantaggio della persona stessa? Anche. Anche sì, e anche vantaggio loro perché loro prendono questa riconoscenza poi, perché in un modo o nell'altro questi riescono a farsi capire, farsi conoscere. Come si chiamano? Voi li potete chiamare santi o comunque qualcosa del genere. Oppure? Oppure essere di luce, essere. Ma loro hanno le vostre sembianze. Come si chiama il posto da dove vengono? Siamo circondati da mondi diversi, questi vengono da un mondo forse simile alla Terra, però al quale manca una direttiva perché mi dice, perché loro sono in completa libertà. Che vuol dire in completa libertà? Non lo so, non c'è Loro nessuno che dipendono? comanda loro, ognuno si prende, però così creerebbero il caos, dico io, è questo. E beh, tu lo vedi dal tuo punto di vista. Dimmi se loro sono indipendenti energeticamente. Forse è questo. Sì. Allora, hanno bisogno di prendere energia da altri? Energia nel senso come la intendi tu da debilitare una persona, no. Però ecco che qui tornano in ballo i santi. Hanno bisogno di preghiere, di qualcuno che si rivolga a loro e li sostenga col pensiero. Bene. Tu sei Argon? Sì. Bene, Argon. Guarda, ti faccio pure un piccolo favore. Dato che hai bisogno di informazioni, hai bisogno di imparare anche dalla nostra esperienza. Ti dico che le informazioni che mi stai dando non sono corrette.
chiede a uno di questi esseri, chiede a uno di questi esseri di prendere forma, di assumere la loro forma, quella che utilizzano nella loro dimensione. Ride. Cosa vede? Vedo un coccodrillo. Quindi, adesso dimmi, Argon, a che razza appartengono questi? Ma ci sta prendendo in giro, ride. Chi sta ridendo? Marco. Perché ride? Guarda te e dice te l'ho fatta, te l'ho fatta. Fammi parlare con Argon. Argon. Argon, Perché perché stai ridendo? ti ho fregato? Perché mi hai fregato? Ti pensavo più furbo. Ci sei Mi pensavi? caduto? Sono caduto dove? Non mi hai riconosciuto. No, chi sei? Te lo dico. Perché mi hai fregato? Arrivaci da solo. Non ci arrivo, dimmelo tu. Se tu mi avessi fregato, non mi avresti detto che mi hai fregato. L'avresti tenuto per te. Io direi a qualcuno a cui ho ingannato che l'ho ingannato? No, a meno che non l'abbia già scoperto. Quindi sono uscito fuori dal tuo inganno. Sei furbetto tu. Qual era il tuo inganno? Che non ero quello che dicevo di essere. Bene, adesso che già sono convinto che non sei quello che dicevi di essere, quello che apparivi essere, adesso mostrati con la tua vera identità. Lasciami con Mariangela. Mariangela, che forma ha Argon? Vedo quell'essere grigio alto alto, sovrapposto al, diciamo, al rettiliano. Rettiliano, cosa intendi per rettiliano? Che È il forma ha? coccodrillo. Sotto Questo. vedo il coccodrillo, sopra questo, come se fossero, se combaciassero. Esatto. Allora, vediamo se abbiamo capito bene. Questa figura di grigio alto, diciamo così, Sì. era un corpo energetico preso in prestito da questo rettiliano. Erano la stessa cosa, mi dice. Perché con due forme diverse? Perché a noi piace cambiare. Ok, possiamo cambiare, basta cambiare il linguaggio. Dimmi, che stavi dicendo? Come se si stessero fondendo le due figure. Quindi Argo fa parte della razza dei rettiliani? Ma no, ma noi siamo così, siamo un po' qui, un po' là. Ma perché adesso li vedo uniti comunque sopra al, diciamo, al coccodrillo? C'è la stampa ancora di questo essere. Sì, perché loro possono prendere corpi a prestito, non solo i corpi fisici, non solo possono entrare in corpi fisici, ma anche in altri corpi energetici e anche in corpi di altre razze, non solo quelli umani. Per Ecco perché allora non riuscivo a capire come. questo riescono a cambiare forma, perché prendono forme da altri corpi, anche energetici, anche di altre razze, altri posti. Il rettiliano ha questa capacità.
Ecco, in pratica è come se questo grigio facesse parte di questo rettiliano. Chiaro, per questo dicevo se i grigi li vedeva come una razza, ma era un'informazione non corretta, e che il grigio è una razza creata apposta e che collabora anche con diverse altri tipi di razze, ma è più passivo che attivo. Bene, non è stato fatto altro che confermare quello che esce fuori da tantissime altre ipnosi, in salse diverse, ma via. Bene, vedo che ti stai stancando, Mariangela, torniamo indietro. Adesso staccati. Di a Gianni di aprire un portale dimensionale e andare in un posto dove è completamente tranquillo, rilassato, indipendente, dove può trovare il suo cammino. Quando vedi che Gianni va via, mi avvisi, noi torniamo indietro. Sì, è entrato in un portale, ma non lo so se si trova proprio bene. È come sconsolato, non riesce a trovare la strada ancora, non ce l'ha. Sì, perché allora, ognuno ha il suo processo. È che se lui apre un portale, quando sotto una vibrazione in cui si sente sconsolato, poi apre un portale a quella dimensione, deve sentirsi bene, felice. Come fare? Nella maniera più semplice può pensare, digli di pensare a un momento in cui è stato felice, anche sulla Terra. Uno qualsiasi, anche breve. Dimmi a cosa pensa. Alla nascita di sua figlia. Anche Che rimanga con se queste. anche qui c'è un patema d'animo, non lo vedo completamente felice. Sì, la sua condizione attuale. Ecco, forse si riflette quello che è adesso. Digli di andare in un momento dove è stato felicissimo. Ci sarà stato un momento nella sua vita. Mi dice quando venivo a bere il caffè da te, E perché mi bussava giù e veniva a bere il caffè a casa mia. a volte questi momenti sono i migliori. Adesso digli di pensare a questo momento in cui prendeva il caffè e di aprire un portale dimensionale che vada via, un'altra frequenza. È entrato, sì. Lo Come vedo si un po' sente? più sereno. Oh, bene, lasciamolo lì. Perlomeno si è alzato e è in cammino. Gli abbiamo dato un po' di consapevolezza in più, quindi già è più capace di andare con i suoi piedi per il suo percorso. Adesso staccati da tutto e da tutti. Staccati da Gianni, staccati da Argon, staccati da tutto, tutti completamente. Sei sola con me, con la mia voce. Adesso, Mariangela, io conto da 1 a 5. E mentre conto tu rientri al presente, al tempo da dove sto parlando. E rientri nel tuo corpo e nella tua mente, lentamente ma totalmente. Uno. Comincia a rientrare lentamente, Mariangela. E mentre rientri, senti il tuo corpo acquistare fisicità, forza, energia. E lo senti alleggerirsi. Senti questo corpo che si alleggerisce dai piedi. E senti questa leggerezza che passa per i tuoi polpacci fino alle ginocchia, arrivando fino al bacino, riempiendo completamente le tue gambe che adesso sembrano levitare sulla sedia e sul pavimento. La sensazione è meravigliosa, stupenda. Due, continua, continua. Ci sono, ci sono. Continua a rientrare. Ci sono. Sì, completiamo tutta la fase, già che ci siamo. Chiudi gli occhi. Anche la spina dorsale, il ventre, il petto, le spalle, le braccia e le mani sono leggeri. Anche la testa, il collo, il volto. Tutto il tuo corpo è leggero. Ok. 3, 4, 5, dai. Abbiamo capito che è fretta, dai. Arrivo. Va bene, come Ma ti è senti uscito fisicamente? qualcosa? No, Come dicevo, perché non ti ricordi niente. qualcosa mi ricordo, ma non tutti i passaggi. Perché a me Eh sì. succede così?
Perché vai, a volte ti disconnetti da te, ti connetti con altri, canalizzi. Sono momenti in cui puoi perdere parti di memoria, Ecco, questa cosciente. volta in linea di massima sì, ricordo, ma non... Senti che ti manca qualche pezzo. Sì, sento che mi... non collego. Va bene. Adesso puoi vedere la registrazione, sempre se vuoi che si pubblichi. Vuoi che si pubblichi? Per Sì, non c'è problema. forza, perché è investigativa e è obbligatoria la pubblicazione, altrimenti che le possiamo Ok. fare? Va bene, ci possono essere anche quelle finché non si pubblica, ma Pensi chi può? che ci sia qualcosa di... L'interessante? Si potrebbero fare film con quelle informazioni che ci hai dato. Poi è Scrivi. così e non ho la connessione tanto di quello che succede lì. Ascolta, come ti senti fisicamente? Ah, io benone. Bene. Cioè, non... Stato d'animo? Eh? Stato d'animo? Sì, tranquilla, non ho problemi di so... Stavo peggio prima, perché c'è stato il momento da quando tu hai telefonato, mi hai detto fra 5 minuti, che ho avuto un senso di malessere completo. Che poi mi sono concentrata io, ho detto fuori. Va bene. Allora io ti ringrazio Mariangela per questa disponibilità. Ok, Ray. Ti E saluto, ti ringrazio anch'io te. va bene, io chiudo la registrazione, spero che sia registrato tutto bene perché il programma ogni tanto si bloccava e dovevo riavviarlo. Speriamo che la registrazione sia venuta bene. E niente. Ciao. Ok, ciao, grazie, ciao.